Quello che ci ha colpito in questi anni è che, diciamo, con il lavoro di manutenzione ordinaria che viene fatto, quindi lo sfalcio dell'erba, taglio selettivo delle alberature, poi questo lavoro si porta dietro una sempre maggiore fruibilità degli argini dei quali i cittadini si sono impossessati, cosa che prima non potevano fare, e in cambio ci rendono attenzione, sensibilità, coscienza civile. Quindi in un posto come la Valdelsa, assolutamente bello e assolutamente straordinario dal punto di vista paesaggistico, questa è una grande novità. La manutenzione ordinaria si porta dietro fruizione, quindi coscienza, quindi attenzione, quindi vigilanza, e questo per noi è un motivo di ulteriore orgoglio. Interventi sui corsi d'acqua sono soggetti a tutta una serie di norme e di vincoli abbastanza articolati e complessi. Per la parte dell'aspetto paesaggistico ci è venuto incontro una legge di riforma, cosiddetto decreto Madia, che ha tolto le manutenzioni ordinarie dal vincolo paesaggistico, purché abbiano determinati requisiti. Quindi lì l'approvazione da parte della Giunta del piano delle attività di bonifica costituisce autorizzazione sia in linea idraulica, e ci permette anche di eseguire gli interventi da un punto di vista paesaggistico. Il principio fondamentale è che l'intervento deve essere di tipo conservativo e quindi non andare a stravolgere l'aspetto paesaggistico del corso d'acqua. Sull'ittiofauna, viceversa, rispettiamo il periodo di frega, tuttavia per mitigare anche lì alcuni interventi che prevedono per esempio l'ingresso dei mezzi e scavatori all'interno del corso d'acqua, abbiamo una convenzione fatta in accordo con la Regione Toscana, direttamente con la FIPSAS, e i tecnici della FIPSAS intervengono per darci un supporto tecnico e anche operativo nel caso che gli interventi possano andare a danneggiare l'ittiofauna esistente. Quindi questi sono un pochino i due ambiti nei quali abbiamo cercato di muoverci per ridurre gli effetti delle necessarie manutenzioni all'interno dei corsi d'acqua. Poi c'è anche una convenzione per la manutenzione delle scale di risalita dei pesci, che va a scomputo degli oneri ittiogenici che il Consorzio sennò dovrebbe pagare alla Regione Toscana. Quindi in un ambito di un'unica convenzione sono stati raccolti tutti questi elementi, e questo permette da una parte di fare gli interventi più rapidamente e dall'altra parte anche dare una maggiore efficacia alle richieste ambientali.